Reykjavik, capitale d'Islanda, inizia l'avventura di Marcello Lippi sulla panchina dell'Italia, amichevole d'agosto che vale come la prima tappa nel cammino azzurro verso i mondiali tedeschi. Senza tanti big, out gli infortunati Vieri, Cassano, Totti e Cannavaro e i grandi esclusi del Piero Panucci, Lippi si affida al 4-3-1-2, fiore sulla tre quarti in appoggio all'inedito tandem d'attacco Bazzani-Di Vaio. 17esimo Elguson al centro, libera per Einarsson, sinistro, respinge Buffon e tap-in vincente di Gudjonsen. Islanda in vantaggio alla prima vera occasione da rete. Lestissimo nella ribattuta l'attaccante del Chelsea, decimo centro in 30 presenze in nazionale. Rivediamo il tocco ravvicinato di Gudjonsen. 19esima ancora pericolosissima l'Islanda con il sinistro di Elguson, Materazzi, palo e arriva il raddoppio di Einarsson a punire una distratta retroguardia azzurra. Micidiale 1-2 islandese nel giro di appena 2 minuti. Rivediamo il tutto. L'Italia in grande difficoltà, rischia di capitolare nuovamente al 25esimo, Materazzi perde palla, ma Elguson non ne approfitta da ottima posizione, calcia al lato con il sinistro. 29esimo, ennesimo affondo dell'Islanda sulla sinistra, cross di Sigurdsson per Elguson che anticipa Buffon ma non trova la porta. Ancora un rischio per la retroguardia azzurra, nel finale l'Islanda rallenta e ci prova Di Vaio con questo diagonale con il destro che termina davvero di poco sul fondo. Nella ripresa Lippi corre, ripari e rivoluziona l'attacco, dentro Miccoli al posto di Di Vaio, al decimo è il turno dell'esordiente Toni che prende il posto di Bazzani. Al 17esimo proprio il neontrato Miccoli scatta sul lungo lancio di Materazzi e tenta la grande giocata con il collo destro. Davvero sfortunato Miccoli che nell'occasione viene imbeccato alla perfezione dal millimetrico lancio di Materazzi. Conclusione davvero di poco alta sopra la traversa. Insiste l'Italia, 20esimo azione avviata da Fiore che serve Toni in aria, ma la conclusione dell'attaccante del Palermo non crea problemi ad Arason. 23esimo ci prova Blasi con questa conclusione dai 40 metri che per poco non beffa l'estremo difensore dell'Islanda. Azzurri decisamente più pericolosi, trascinati da un super Miccoli che al 25esimo ci prova con questa conclusione che però è troppo debole. Al 37esimo torna a farsi vedere l'Islanda, Elguson riceve in aria, conclusione a botta sicura ma Diana respinge sulla linea di porta. Nel finale Miccoli sfiora nuovamente il gol su calcio di punizione, Bjarnason salva sulla linea e consente all'Islanda di mantenere la porta inviolata e di imporsi per 2-0 sull'Italia. Parte tutta in salita l'avventura di Lippi.